Il paradiso, puntata 24 febbraio, Moro intende Milano, ma il marito la ferma. Nel corso della puntata del Paradiso delle Signore in onda venerdì 24 febbraio su Rai 1, Vittorio assumerà Palmarizzo nella redazione del Paradiso Market, per curare la rubrica Posta del Cuore. Mentre Clara inizierà a pensare segretamente ad Alfredo, Matilde scoprirà che il direttore del Paradiso ha un impegno con la giornalista di Letta e la situazione la infastidirà particolarmente. Intanto Marcello deciderà di aiutare il suo amico Costa. Infine, Gloria sarà in procinto di partire per allontanarsi da Milano per un po' di settimane. Ma Ezio la fermerà con un gesto inaspettato. Vittorio, dopo aver ascoltato la storia della signora Rizzo, che ha dovuto rinunciare alla sua famiglia ed è stata costretta a trasferirsi nel capoluogo lombardo, deciderà di aiutarla. Infatti, il dottor Conti assumerà Palma nella redazione del Paradiso Market e in particolar modo per la sezione La Posta del Cuore. Nel contempo, il direttore del Paradiso prenderà un impegno con la giornalista di Letta D'Ambrosio che vuole intervistarlo. Quando Matilde scoprirà questa cosa non la prenderà affatto bene e sarà particolarmente infastidita dalla notizia. Intanto Mattia è caduto nella macchinazione del commendatore Guarnieri e del suo alleato Torrebruna, che l'hanno accusato di furto nel circolo per mettere fuori gioco, di riflesso, pure Barbieri. Infatti, Costa ammetterà la sua colpevolezza, ma Marcello capirà che l'amico è caduto in una trappola e deciderà comunque di aiutarlo. Nonostante sia consapevole di dover rinunciare a qualcosa di importante. Inoltre il gesto coraggioso di Barbieri colpirà notevolmente Adelaide. Tra i due, ci sarà un nuovo avvicinamento intimo. Nel frattempo, Clara penserà segretamente al giovane Perico, anche se Alfredo inizierà a fare breccia nel cuore di Irene. Nella parte finale della puntata Gloria deciderà di allontanarsi dal capoluogo lombardo temporaneamente poiché non riesce più a reggere la situazione che si è creata con suo marito e Veronica. Infatti, la signorina Moro, dopo aver consumato una notte di passione con Ezio in albergo, ha chiesto maggiori certezze all'uomo. Tuttavia lui continuerà a essere combattuto tra la moglie e la sua nuova compagna. Pertanto, la capocommessa del Paradiso sarà in procinto di partire per lasciare Milano. La notizia arriverà subito all'attenzione del signor Colombo che correrà da lei e la fermerà, promettendo a sua moglie che dirà tutta la verità a Zanatta.